tutto è partito da una tremenda voglia di pescare. Era qualche settimana che non riuscivo ad andare come volevo, non riuscivo ad andare negli spot dove sapevo che il pesce stava girando. Quindi improvvisamente si liberano 4 ore, un pomeriggio. Si prende, si parte, si va, tutto pronto, si va. Da questo momento in poi vedrete le immagini di quello che mi è successo in quei giorni e la mia voce vi racconterà quello che è successo. Partiamo, allora arriviamo al lago, so già dove mettermi, so già dove stanno girando in questo momento, decido di affrontare una zona con ostacoli, di acqua molto bassa. La cava è una cava che chi conosce la zona della Brianza avrà frequentato sicuramente perché è un po' una palestra per tutti noi. Chi non la conosce sa che è una cava piccolissima che si forma al lato di un fiume, è una cava decisamente selvaggia. Pressione di pesca ce n'è perché alla fine è un po' il segreto di Pulcinella per i pescatori della zona, però è una cava dove i pesci non sono molti, non sono grossi, però sono molto difficili da prendere. La situazione in cui mi trovo è un periodo di caldo torrido, a cui è seguito una 3 giorni di temporali. Oggi però il tempo è bello, è leggermente coperto in alcuni momenti perché le nuvole vanno veloci. Però è bello, quindi decido di andare nello spot prefissato. Prendo, inizio a pasturare, pasturo con un po' di metodo, ho bisogno di rapidità, quindi non sto a curare troppo la parte sostanziosa dell'esca, ho bisogno di qualcosa che mi attiri il pesce immediatamente. Inizio a pescare, tutto sembra tranquillo, vedo un po' di attività a galla, non vedo salti come capita in questo posto, però c'è qualcosa che non mi torna, qualcosa di strano, io non riesco a capire cos'è inizialmente. Mi rendo conto a un certo punto però che il lago è strano. L'attività del pesce improvvisamente si ferma. C'è ancora qualche salto qua e là, ma qualche bollicina qua e là, ma tutto fermo. E vedo le nuvole che corrono a una velocità stratosferica. Bom, bom, veloci, veloci, vanno, vanno, vanno. Da ovest a est. Non mi rendo conto subito di quello che sta succedendo perché per un semplice ho fatto un errore che non faccio quasi mai, cioè non ho guardato il meteo. E improvvisamente arriva qualcosa di grosso. Il cielo si scurisce completamente, il vento comincia a mulinellare sopra la testa, volano rami, volano foglie, il gradino mi vola via, le canne ormai non sono neanche più in pesca. Posso decidere di fare due cose, andare via prendendomi l'acqua, oppure, visto che probabilmente sarà un temporale, decidere di rimanere sullo spot e aspettare che piova. Potrebbe essere la cosa giusta da fare. In realtà è un Bomba d'aria. grossissimo, grossissimo errore. Tutto perché non ho niente addosso che mi protegga. Non ho Mamma un mia. impermeabile, non ho una giacca. Ho solo una maglietta e un paio di pantaloni Sposta tutto corti. qua. Voi direte, ti prendi un temporale con maglietta e pantaloni corti e come finire in acqua d'estate al mare? Sì, attenzione, però non in un posto come questo e non con questo vento. E infatti, dopo tutta la bufera, ne pagherò le conseguenze, perché tutto bagnato, ho circa 1 chilometro da fare da dove sono alla macchina e sto malissimo. La sera avrò mal di schiena, avrò mal di collo, avrò raffreddore e nonostante fuori ci fosse una temperatura Se che piove. superava i 30 gradi, mi sono ammalato. Ma la cosa più rischiosa è stata un'altra. Decidendo Deve passare, non ce la può di fare. rimanere in pesca durante il temporale, ho un po' giocato con il destino, perché sono in una zona strapiena di alberi, sono in una zona dove, guardandomi intorno, vedo che ci sono alberi colpiti da fulmini di temporali precedenti. Me ne rendo conto solo nel momento in cui Interessante. decido di nascondermi, di ripararmi sotto un albero, che inizialmente dico, cavolo, cacchio, sì, mi protegge. In realtà, quando la bufera comincia a diventare veramente forte, sarà come se non ci fosse sopra la mia testa. Il rischio dei fulmini è veramente, veramente troppo, troppo pericoloso da correre. Questa volta mi è andata bene, questa volta ho fatto una cavolata che con l'esperienza che ho accumulato in questi anni di pesca e con i temporali che ho preso, proprio io, che ne ho parlato anche su diversi articoli, è un errore che non avrei dovuto commettere. È andato tutto bene, però so che non capiterà più.
meteo alla mano prima di ogni pescata e al primo segnale di un cambiamento repentino del clima, andare via. Buttarsi in macchina e Mo, pazienza se la come pescata che era la pescata che coglione, eh? sognavamo ed era tanto Ragione. tempo andavamo a pescare. Pazienza, ci sono cose più importanti e la nostra salute, la nostra vita è più importante di tutto il resto. Quindi io ho avuto una gran Ma paura, è comincia no? Ah, andato ok. tutto bene, però è un errore che non commetterò più e spero con questo video di avervi fatto capire che dalle esperienze anche degli altri pescatori si possono evitare errori e dimenticanze che possono costarci veramente veramente caro. Quindi sicurezza sempre e guardiamo sempre 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 il meteo. Piccola postilla, la pescata tra l'altro mi è costata anche un cellulare, quindi al di là della beffa anche il danno.